5.000 mi piace e ditemi qui sotto nei commenti chi devo sfidare della Bel Sito, ovviamente oltre a Barone. Ciao ragazzi, sono Simone Crispo, bentornati in questo mio nuovo video del Crispo Sfida. Come prima cosa volevo ringraziare i campi Hippo Arena che ci hanno ospitato per registrare appunto questi magnifici video. Ma ragazzi, non perdiamo tempo in chiacchiere, facciamo entrare subito lo sfidante. Grande Peppe, come stai? Tutto bene. Allora ragazzi, lui lo conoscete perché lui è il numero 10 della Bel Sito, quindi oggi Crispo sfida particolare perché andrò appunto a sfidare un membro della Bel Sito. Allora ragazzi, ricordiamo un attimo lo score, che è in positivo per me perché ho 14 vittorie e 2 sconfitte. Quindi Peppe, non lo so, sarai tu questa terza sconfitta? Vai. Vi ricordo, ogni sabato alle 12.05 appuntamento con il Crispo Sfida. Se non lo siete, iscrivetevi perché dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti. Qua in questa testolina già ho l'idea per i 100.000 iscritti, per il video dei 100.000 iscritti. Quindi ragazzi, iscrivetevi. Il Crispo Sfida è formato da 3 sfide. La prima, scelta da me sul mio punto di forza. La seconda, scelta da te, che ci vuoi dire adesso, dopo? No, la dico a sorpresa, va bene. E la terza sfida, un 1 contro 1, un po' particolare. Porta oggi questo Crispo Sfida, torna il legno, lui! Ragazzi, grande ragazzi, sempre un piacere. Lui ha le guida, alias la sedia per tutta YouTube, la sedia, diciamo, sì. Però alle qui. O ti devi riscattare. Qua hai un buon sinistro, cioè lui sa calciare, quindi puoi riscattarti oggi. Oggi sono stato pagato più dell'altra volta, quindi ci proviamo ragazzi. Quindi andiamo dentro con la prima sfida. Prima sfida solita, ovvero due manche da 5 tiri l'uno da fuori aria. Però prima voglio presentarvi la cabina di regia. Abbiamo vari membri della Bel Sito Team, ovvero Alessandro Mineto. Ciao ragazzi. Cristian Sassone, che parla un po'. Crispo! Incredibile! È lui, è il telecronista. Lui ragazzi, invece è Maurizio, il mio personal trainer, che sta qua per vedere un po' la mia prestanza fisica. Vediamo. Rosario, grande Rosario, che sta mangiando un bello gol da Pasquale Foggia. No. Poi c'è Adriano, nostro cugino, Adriano Fusco, un altro Fusco. Ciao ragazzi. Sta senza scarpe perché non noi siamo... facciamo vedere. Che noi siamo in un campo da calcio, siamo a casa. Invece dietro alla cam ovviamente c'è il Mirko che... Ciao Mirko. Ok ragazzi, io di solito inizio io a tirare, però oggi ho un po' paura, quindi preferisco vedere i tuoi tiri. No, prego. Vai, non ti preoccupare. Prima gli ospiti, vai. Peppe! Signora! Peppe! Il primo tiro sta lì di fondo, mi raccomando. Che portiere! Peppi, qua abbiamo abbettato su di te, Peppe. Ma passa sto corpo, Peppe. Ma questo abbiamo abbettato. Però posso dire, adesso tieni i tiri un po' più semplici per un sinistro, perché è a giro, diciamo. Sì, Peppe! Zittisce così tutti, zittisce Peppe. L'ha bucato. Ah, oh, che scasso. Dai, vai. Che scarso! Lui è la mia sedia! Guida! Grandissimo! È già il primo! La sedia qua è tornata, Mamma! Grandissimo! Vai guida! E no! Tiro di sinistro! Signora! Bello! Ora si fa tosta! Ora devi fare minimo 3 gol per pareggiare, quindi mi raccomando. Chiamate. Oh, sveglia! Dai, Peppe! Si vince anche così, no? Ho capito che è sempre così, ma basta! Stavi distraendo Peppe! Sei Peppe! È tornata la sedia, È tornata! Ora ti riconosco, Ale! La sedia di YouTube è tornata, dai! Sì! La matematica di giocare a calcio. Questo è per pareggiare. Sì, questo è per pareggiare. Niente, Peppe.
perché per non fargli fare i tiri, capito? No, io li faccio lo stesso, perché devo puntare a fare 5 gol su 5 adesso. Bella. È la sfida adesso. Alle qui, oh. Vai! Alle uno! È il primo! Bello! Questo molto ti bello. Applaudo a una mano, bravo! Questo molto bravo. Bello! Aspetta, bravo, aspetta! Vai, vai, vai! Lunga il pallone, oh! Vale, vale! Oh! Oh! Anche questa la Mirko F, devo dire. Come, come? Non è umiliato. Peppi, guarda, non vabbè, lo so. Ti aspettavo un po' di più. Dai, ho ancora la seconda della terza. A proposito, seconda sfida, dilla in camera. Vai. Ti prendo più traversa. Vai, ci sta, da dove? Dove dobbiamo fare, da centrocampo? Va bene, traversa da centrocampo, però io ti dico che facciamo 10 tiri a testa. 10 tiri a testa. 10 tiri a testa da centrocampo a chi prende più traversa. Ci sta. Ora inizi tu. Inizio io. Sì. Sento puzza di 2-0. Ottimo, già come parte. Eccola. Ottimo. Basta. È poco, è poco. Ma come si sceglie il pallone? Ma occhio brutto. Signora! Però male che non siamo dall'altro lato, perché sennò i balconi, finestre rotte assicurate. Crappo, crappo, attenzione. L'ha presa. Eccola. Occhio! È poco. Oh, secondo tiro per Peppe. Io ho sbagliato tutti e due. Guarda come si è andato questo. Vai, Peppe. Fammi vedere. Buona, è buona. Dai. Bravo. Non c'è due senza questa te. È tua, sì. Bella, sì. Yeah. Oh, l'hai presa. No. A posto! Oh! 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 È poco, dai. Questa è tua, vai. L'hai presa, Simo, complimenti. Signora! Buona, è buona! Signora! Parte lui. Ma non c'è la morte. Vale. Ma io ho capito qual è il problema, è che sto tirando di destra. Ma non l'alza nemmeno, ragazzi. Mo di sinistro, sì. L'alza, giuro. Ma frate, mi sento scordinato. Buona! C'eri quasi. Oh, che sta facendo? Oh, colla però. 1-0, bravo. Vabbè, posso dire, ho tirato io una puzzetta, ha tirato lui una puzzetta. Dai, Simo, la devi pareggiare, Buona, Simo. Dai! Farà più dietro, ma palestra le gambe non si allenano, mi sta perciò... sfidando, guarda qua, te ne immagino magico. Mi sta sfidando. Pepe! Occhio! Buona! Sì, signori, per subito! Immagino magico. Botta e risposta! Se vuoi dopo disco, vieni qua, metti qua, faccio una mano. Penso io, vado da dove tiro, guarda. Buffone! Buffone! Secondo me non arriva manco alla porta. Me la prende. È buono. Io però sto perdendo, quindi questo è l'ultimo che faccio da lontano. Quanto godo se la prendo. Il cappello e la forza. Ragazzi, per tirare da qua bisogna sole negli occhi. No! Con rimbalzo! Però devo, adesso basta fare gli scemi, perché adesso devo pareggiare, devo vincere questa sfida. Va bene, io faccio l'ultimo tiro da qua e poi l'ultimo faccio da vicino pure io, va bene? Vabbè, Peppe! Aiuti, Peppe, fagli! Ah, vecchio, di nuovo, di nuovo! Uno me la prende. È buona. Ma se la prendo, mi ha chiudi da qua, Peppe, chiudi da qua! Se la prende ha vinto, eh! Di là qua, Peppe! La chiudi, Peppe! La chiudi! No! Ancora un'altra possibilità per me. Ottimo! Bravo, Simone, crediamo comunque. Mi aspettavo meglio, devo dire la verità. Peppi, ma ce n'è ancora un altro, due. Andiamo per tre. Lo voglio prendere, tre. 3-1. Beh, comunque, questa è la vita, Peppe. Comunque facciamo un po' schifo, posso di 10 tiri, 2 traversi. Mamma mia, io una. Diciamo 3, vale. Oh! Quindi, seconda sfida, un applauso a Peppe, ragazzi. Bravo,
applauso anche a te per l'incoraggiamento. Posso dire un applauso? Facciamo la gara. Abbiamo messo 3 traversi su 20 tiri. Cioè, veramente male. Beppi, posso dire? Malissimo. Sono 25. Una sfida scelta proprio a pennello, devo dire. Ah, quella sì, perché sì, prima tirava. Era il tuo punto di forza. Sì, era casato. Diciamo. Era il punto di forza. Adesso, però, basta perdere tempo in chiacchiera. Le guida, metti guanti. Perché adesso. Alla guida, mi raccomando. Adesso c'è l'uno contro uno un po' particolare, come dico sempre. Saranno 3-1 contro uno da destra e 3-1 contro uno da sinistra. Sei carico? Carichissimo. Chiudi le gambe. Fatto io, Peppe, ci sei? Vai. Allora, posso dire una cosa, lui è sinistro, quindi lui è avvantaggiato da questa parte del campo e io sono avvantaggiato dall'altra, quindi è un piacere, per me è buono. Vediamo un po' le misure, dico. No. Va, non ti preoccupare, va. Volevo farvi vedere il telecronista speciale di questo Crispo Sfida per la prima volta in live. Farà la telecronaca. Siamo pronti, ragazzi, siamo carichi. Raccomando, i commenti qui sotto se sbagliamo qualcosa. Non mi insultate. Benvenuti all'Ippo Arena d'Agnano. Siamo qui a commentare una delle sfide più attese dell'anno. Crispo Sfida, Giuseppe Barone. E si comincia. Crispo controlla palla. Prova a puntare Barone. Crispo incredibile, il numero Crispo! Subito 1-0 per Simone Crispo. Gran gol. Barone rimane sul posto. Ora è il turno di Giuseppe Barone. Avanza il numero 10 della Belsito. Prova a puntare Crispo. Attenzione alle finte. Barone, la finta ancora lui. Ancora Barone. Il tiro! Rete magnifica di Giuseppe Barone. Crispo scioccato. Devo dire che la sedia col destro continua a stupire. Il gran portiere qui, anche in questo caso, diciamo incolpevole. E ora è di nuovo il turno di Simone Crispo. La gioca Barone. Controlla il nostro Haaland. Crispo. Non ti ferma. Attenzione, Crispo salta Barone di sinistro. E possiamo confermare che alla guida è una serie incredibile. Commentate più sul portiere che su di me, mi raccomando. La palla è verso il palestrato, che ora controlla. Avanza Barone. Incredibile il numero di Barone. Attenzione, Ale Guida finalmente riesce a parare. Dai Ale, dai. Nonostante il tiro di Giuseppe non fosse un granché, ma ci accontentiamo. Ecco, ora è il turno del semipalestrato, dice il suo personal trainer. La palla è per Crispo, che avanza verso l'area di rigore. Crispo alle finte, riesce a chiudere il Barone e si rimane sul risultato di 2-1. Ed ora Giuseppe potrebbe pareggiarla. Attenzione, Crispo gli dà una palla abbastanza sporca. Avanza Barone, incredibile, finte Barone, di nuovo sul destro. Occhio. Barone, abbiamo capito che il destro non è il tuo piede, lo usa solo per salire le scale. Ragazzi, sono stato bravo a mantenere il vantaggio nel lato forte suo, perché come ho detto prima è sinistro. Ora siamo sul mio lato, quindi... Peppi. Vai. Sto pronto per la seconda manche, inizia. Simone Crispo, dai, la buono. Gioca Barone e controlla qui Haaland. Attenzione Crispo, doppio passo, ancora Crispo, se la porta sul sinistro, Crispo! Oh! Incredibile, ed è 3-1 per Simone Crispo. Viene ad esultare in cam alla Rock Lee. Ed ora è il turno di Peppe Barone, con una manica scesa e l'altra no. La palla è verso Barone, controlla. Che lascia un po' a desiderare questo controllo. Peppe. Se la porta sul sinistro! E dai! E Ale Guida prende anche tunnel, non la smette più di fare strozzi. Palla sporca verso Crispo. 3-2. Avanza Haaland. Incredibile la finta di Crispo! Ale Guida non ne para una! È incredibile! Ah no, però hai sentito Ale Guida. L'ha pure toccata. Ale Guida dice, l'ha pure toccata. Voglio l'avvocato! La gioca Crispo. Controlla qui allora Peppe Barone. Cerca di andare verso il destro, non capiamo perché. Attenzione, attenzione alle finte di Barone. Barone, ancora lui, torna sul destro e tira, tira! E niente, riesce a chiudere Simone Crispo. Ha usato troppo qui il numero 10. E allora l'ultimo pallone è per Simone Crispo, che ora controlla. Barone ormai si è rassegnato. Prova con le finte. Fa troppo il buffone e Barone chiude. Allora è l'ultima palla per Peppe Barone. Potrebbe portarsi a un solo gol di distanza da Crispo, anche se ha definitivamente perso. Allora avanza il numero 10, doppio passo. Prova un'altra finta ma non gli riesce. Ancora le finte di Barone. Ancora Barone, cosa vuole fare? Lo sfotte Crispo. Ancora il numero 10, attenzione Barone.
Che fa? Che fa? Oh. Attenzione! Magnifica! Rete per la gloria! Conta solo questo! Ma dunque, ha vinto Simone Crispo! Clemente Ale guida! Ne ha parata solamente una! Quella che basta! Che basta! Quindi ragazzi, sfida vinta da me, come vedete dalle facce felici dei miei amici che sono venuti qua a tifarmi. Aggiorniamo lo score e siamo a 15 vittorie e 2 sconfitte. Allora, innanzitutto faccio i miei complimenti a Peppe che si aspettava questa sfida da un po'. Fatti fare un abbraccio, vieni qua. Ma soprattutto i complimenti a chi li facciamo oggi? Il solito, il solito! Un applauso alla sedia! 5.000 mi piace, sfiderò un altro membro della bel sito che può essere Stoglin, uno dei Calzone, non Mileto, non Sassone, non Fusco, capito? Uno di questi qua. Quindi ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti il prossimo giocatore della bel sito che devo portare al Crispo sfida. Se non lo siete, iscrivetevi al canale. Se non l'avete lasciato, lasciate tanti mi piace e noi ci vediamo sabato alle 12.05 per il Crispo sfida. Ciao, aiuto! Ciao, aiuto! Ciao, aiuto!